Diminuire quanto più possibile il peso del sacchetto del non differenziabile, stimolando le buone pratiche nella raccolta dei rifiuti, mettendoci dentro solo gli oggetti i cui materiali non possono essere recuperati. Salerno Pulita entra nelle scuole per sensibilizzare i giovani ad un corretto conferimento, per rendere Salerno sempre più una città virtuosa. Benefici per le scuole con contributi, ma anche per l'intera comunità. L'iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città dal sindaco Vincenzo Napoli, da Vincenzo Bennett, amministratore unico di Salerno Pulita, alla presenza degli assessori alla pubblica istruzione e all'ambiente Gaetana Falcone e Massimiliano Natella. Dopo aver consegnato contenitori cartonati e buste in oltre 50 scuole salernitane, Salerno Pulita premierà quelli che produrranno meno rifiuti indifferenziati e di migliore qualità, cioè priva di carta, plastica, alluminio, vetro e organico, che sono materiali che devono essere separati per avviarli ad un corretto smaltimento. Per noi la scuola è fondamentale, è un momento educativo. Insomma, la scuola insegna ai nostri figli, insegna tante cose, deve insegnare anche il rispetto dell'ambiente, deve insegnare a fare una buona raccolta differenziata, e tutte queste iniziative che stiamo mettendo in campo riusciamo a farle grazie ai risparmi che vengono da una buona raccolta differenziata. Quindi questo mi interessa molto, che passi questo messaggio. Quindi oggi, se noi riusciamo a fare un'attività di sensibilizzazione, se riusciamo a dare un contributo alla scuola, se riusciamo a riprendere la distribuzione delle buste per la raccolta della plastica, per la raccolta del non differenziabile che comincerà da qui a qualche settimana, è grazie al fatto che si sta finalmente rifacendo una buona raccolta differenziata. In che modo i ragazzi parteciperanno a questa iniziativa e saranno parte attiva? I ragazzi saranno parte attiva, noi diciamo, abbiamo immaginato questa attività di sensibilizzazione, noi daremo delle buste, diciamo, trasparenti a tutti i plessi che decideranno di accreditarsi e di accompagnarci in questa iniziativa di sensibilizzazione, buste trasparenti che ci consentiranno di capire il tipo di la qualità della raccolta e chi produce meno materiale non differenziabile, insomma, concorrerà ad ulteriori contributi da spendere poi in attrezzature didattiche. Questa è l'onda lunga della campagna di comunicazione avviata l'anno scorso per il rilancio della raccolta differenziata. Il seguito è appunto utilizzare anche le risorse generate dalle economie che generano una buona pratica di raccolta differenziata per sensibilizzare, partendo dalle famiglie, partendo dai nostri ragazzi, quindi dai giovani, dalle scuole, le nostre famiglie. Quindi le scuole sono lo strumento per raggiungere le nostre famiglie, per diffondere le buone pratiche sulla raccolta differenziata, per cercare anche di pubblicizzare i nuovi servizi e l'estensione dei servizi che noi stiamo dando, partendo dalla distribuzione delle buste, quindi dai gazebi che vogliamo rendere perenni come attività, diciamo, informativa, che sta ben portando avanti Salerno Pulita con un grosso impegno, con grossa dedizione, ovviamente ringraziamo per questo. E poi tutte le altre attività che coinvolgeranno le isole ecologiche e poi avvivia tutto il resto. L'obiettivo ovviamente è quello di avere una maggiore gestione, una buona pratica di gestione, soprattutto cercare di ridurre i costi anche rispetto anche ai tributi, e noi questo lo potremo fare nel tempo se riusciremo a portare avanti questa linea, a portare avanti con le buone pratiche e col coinvolgimento dei nostri concittadini appunto una raccolta differenziata di successo.